Sono emozionati e in tanti donano il sangue per la prima volta. La prima volta che dono, io come si sente sono toscana, non sono sarda, però mi piace farlo per la prima volta in Sardegna. Per essere la prima volta sono molto molto emozionata. Un gesto semplice e altruista che può salvare la vita, un gesto che è possibile compiere anche prima e dopo la Santa Messa grazie ad un accordo denominato Amare e Donare tra il Vescovo di Tempio Ampurias, Monsignor Sebastiano Sanguinetti e l'Avis Olbia, guidato da Gavino Murighili. L'autoemoteca dell'associazione sosterrà all'esterno delle chiese in occasione della celebrazione eucaristica. L'iniziativa ha preso il via dalla Basilica di San Simplicio. Oggi parte questa iniziativa dell'Avis. Questa l'Avis con la sua autoemoteca sosterrà nelle diverse piazze delle chiese di tutta la diocesi, perché abbiamo fatto una sorta di convenzione, abbiamo fatto un accordo, la chiesa diocesana e l'associazione dell'Avis Gallura, perché mettiamo a disposizione i nostri spazi, ma in occasione della sua presenza nei diversi sagrati delle chiese, ecco, i fedeli vengono in qualche maniera invitati a donare il sangue. Un gesto di grande generosità. Nell'isola la carenza di sangue è particolarmente sentita, non è infatti autosufficiente ed è costretta ad importare sacche ematiche, nonostante un numero elevato di donatori. Scarseggia il personale specializzato per la raccolta e sono tanti i pazienti talassemici, per questo donare è davvero importante.